Ciao a tutti, buonasera. Vi mandiamo un salutone dalla splendida Piombino. Come potete vedere alle nostre spalle, è incredibile quanto sia bella questa città. E anzi, non ve lo diciamo perché poi venite tutti in vacanza qui. Allora, come potete vedere, ho il mio amico Walter con me, Biancalana, e stiamo avendo veramente un bel tempo insieme con le famiglie di relax, amicizie e anche qualche bel discorso profondo. Io sto rubando qualche perla delle sue, ma voglio subito dargli la parola perché sono sicuro che ha qualcosa di meraviglioso da comunicare. Oggi proprio, Walter, stavamo, mentre andavamo in barca, osservavamo quanto è importante stare in scia a volte di un'altra barca per avere una navigata, si può dire, più facilitata. Esatto. Perché la barca davanti spiana un po' la strada, e ci è venuto subito in mente quel passaggio che dice: camminate per lo spirito, esatto, ottenete il passo dello spirito. Tenete il ritmo dello spirito. Sì, sì, sì. Dicci qualcosa in più, dai, su questo. Sì, è stato un bel tempo. Quello che volevo condividere era anche riguardo al riposo, no? Quanto è importante, ovviamente, non soltanto riposare in tempi di vacanza, ma riuscire a rimanere sempre nel riposo, che il nostro spirito rimanga quel lago tranquillo, che ci permette anche di essere più sensibili alla voce dello spirito, alla voce del Signore. E Dio mi stava parlando proprio nell'ultimo tempo di quanto sia importante di recuperare questa dimensione del riposo e di avere anche dei tempi di riposo dove permettiamo alla nostra anima, al nostro corpo anche di recuperare, alla nostra mente anche di recuperare, e quindi di passare del tempo anche facendo cose che ci piacciono, stando al mare, stando o fare qualche passeggiata in montagna. È importante perché a volte ci lasciamo, no, prendere dall'opera di Dio, dalle cose che Dio fa, ma il Signore stesso è il primo che ci chiede, in realtà più che chiederci ce lo comanda quasi, no, di rimanere in Lui e di rimanere nel suo riposo. Sono tempi in cui Dio ci parla, ci ristora l'anima, no? Dice il Salmo 23, mi ristora l'anima, e ci semina in questo tempo di riposo anche delle cose nuove che poi maturano dentro di noi e possiamo ricondividerle con gli altri. Stamattina andavamo proprio in barca e c'era questa barca davanti a noi. Il mare non era calmissimo, non era nemmeno mosso, ma insomma c'era un po' di turbolenza, e questa barca viaggiava accanto a noi. A un certo punto io mi sono messo in scia, perché chiaramente la barca apre il mare e ti dà sia direzione sia anche stabilità. E seguire lo Spirito Santo vuol dire avere sia direzione sia avere stabilità anche nei momenti in cui c'è turbolenza intorno a noi. Se riusciamo a rimanere, no, nella scia, nel ritmo, nella pace soprattutto, che è una parte del frutto dello Spirito. Noi parliamo spesso, no, dell'amore e della gioia, ma la pace è quasi un segno di distinzione. Giacomo nella sua lettera dice che il frutto della giustizia si semina nella pace. Quindi quei frutti di giustizia che Dio semina nella nostra vita hanno proprio bisogno della pace dello Spirito in cui essere seminati. E quindi lo condividevamo con Francesco, condividendo quanto è importante non solo tenere la visione sulle cose che Dio ha già preparato per noi, quindi non andarci a inventare, no? Spesso cerchiamo di fare strategie, oggi parlavamo con lui, a volte si sente, no, questo bisogno di fare strategie per... quando invece la cosa più importante è di entrare in quelle che Paolo chiama le opere già preparate precedentemente, perché noi non ce le inventiamo ma le pratichiamo, cioè entriamo in queste opere fatte. E questa barca davanti a noi ci dava proprio l'idea di questa via nuova. La lettera agli Ebrei parla di questa via nuova che Cristo ha inaugurato, no, attraverso la sua carne, e che ci dà sia direzione ma ci dà anche la possibilità, entrando in queste opere precedentemente preparate, di rimanere nella pace anche in momenti in cui intorno a noi c'è turbolenza, le circostanze, a volte anche il nemico cerca di mettere agitazione. Questo è un po' quello che abbiamo condiviso. Ovviamente lui parlava delle cose che ruba a me, ma perché lui non sa delle cose che io sto rubando a lui. Una cosa che a me ha toccato tanto è che quando noi eravamo in scia quell'altra barca, quell'altro motoscafo davanti a noi, noi non ci preoccupavamo tanto di dove stavamo andando, quanto più ci preoccupavamo di restare sulla scia. E a volte con Dio troppa gente è preoccupata
preoccupata dove Dio mi porterà, chissà cosa Dio farà, chissà se... La cosa importante è che tu resti in scia con lo Spirito Santo. Lui sa bene dove ti vuole portare, lui sa bene la direzione dove devi arrivare. Infatti la scrittura dice, appunto, parla di opere già preparate per noi. La scrittura anche ci dice che Dio conosce il numero dei capelli del nostro capo, i nostri giorni dal principio alla fine. Se noi ci preoccupiamo troppo della nostra vita, non saremo così sensibili a seguire la scia dello Spirito Santo, il quale ci ama molto più di quanto noi ci amiamo, ci vuole portare a destinazione molto più di quanto noi siamo capaci, saremo mai capaci o riusciremo da soli ad arrivare. E quindi, insomma, parlando anche del riposo, a volte ci perdiamo la bellezza della nostra Italia, la bellezza della creazione. Infatti è scritto in Romani che la creazione stessa ci dà anche conoscenza di quelle che sono le invisibili qualità di Dio, ma che sono visibili anche nella sua creazione, che anche un non credente potrebbe afferrare se solo resterebbe in silenzio e tranquillo abbastanza da dare il tempo a Dio di dirgli: ehi, io ci sono, io sono qua, guardati intorno, tutto questo sostenuto dalla potenza della mia parola. A tal proposito, Walter, tu lo saprai meglio di me, leggevo l'altro giorno in Ebrei capitolo 11 verso 3, quando la scrittura dice che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio, c'era scritto in un commento sotto dal greco, aramaico, che la parola di Dio è così potente che una volta che è stata parlata non solo ha creato l'universo, ma lo mantiene in vita. È una parola che sostiene quello che ha detto. Lo stesso concetto è questo verbo continuativo. Quando in Genesi è scritto che Dio alitò un alito di vita nell'uomo, il senso lì originale del termine è in realtà continuare a respirare in noi. Wow. Quindi non ha messo soltanto, pensa a questo, ogni volta, io lo faccio spesso, ogni volta che noi respiriamo, infatti la Bibbia dice ogni cosa che respira, no? Lodi il nome del Signore. Ogni volta che noi respiriamo, Dio continua a respirare la sua vita. Non è che soltanto messo in noi una scintilla e poi noi andiamo avanti come per inerzia, perché a volte abbiamo questa idea, no? Dio ci ha creati e poi a volte ci sentiamo abbandonati, no? Sì. Mi ha dato come questa spinta, adesso dove devo andare. In realtà, come Dio continua a respirare, Francesco dice giustamente, lui continua a reggere, quindi lui è il garante delle cose che ci chiama a fare ed è colui che ci supplisce la potenza per continuare a sostenerle. Yes. Infatti Pietro dice, no, questo è il capitolo 4 della seconda lettera, che chi riceve una chiamata da Dio la deve fare con la potenza che Dio continua, lì è un indicativo continuativo, continua a supplire, no? Continua a fornire. Lui è garante di quello che ti chiama a fare, non ti lascia. E come quando mandò Mosè e Aronne dal faraone, in realtà nell'ebraico non è vai ma è vieni, no? In un certo senso è come se Dio ti dice: io sono al traguardo prima di te e ti invito a venire, come Gesù invitò Pietro a camminare sull'acqua, non lo mandò a camminare sull'acqua, ma lo invitò verso di sé. Quindi noi dovremmo sempre vedere questa barca come Dio che ha già conquistato il traguardo, dove lui ci chiama e ci sta chiedendo di fare il viaggio per raggiungerlo. E Paolo esprime molto bene questo Filippesi 3, quando dice: affinché io afferri ciò per cui sono stato afferrato. Però nel testo originale non è proprio così. Il senso originale è: affinché io riesca a afferrare ciò che Cristo ha afferrato per me. Cioè lui lo ha già afferrato. È il concetto dell'ancora, no? Negli ebrei. Lui ha messo un'ancora, già un traguardo, quindi immaginati che il destino a cui Dio ti chiama, lui lo ha già conquistato, è lì e ti sta soltanto invitando a raggiungerlo. E mentre tu parlavi del viaggio, pensavo di quanto a volte proprio siamo così preoccupati del traguardo che ci perdiamo la bellezza del viaggio. Ma noi dobbiamo imparare a goderci le tappe e ammirare i paesaggi che sono intorno a noi e non avere questa fissa di arrivare, perché a volte, come qualcuno ha scritto o cantato, la bellezza del viaggio è viaggiare, no? È proprio così, infatti tante volte... Guarda che bello là, questa luce. Yes, che posto stupendo. Tante volte non siamo felici, perché pensiamo che la felicità sia una destinazione,
In realtà la felicità con Dio è sapersi godere ogni giorno, ogni momento con Lui. Anche quando Davide, se noi ci pensiamo un attimo, ha scritto i suoi salmi migliori, era nei suoi momenti peggiori. È proprio lì che devi saper attingere a quella pace interiore che Dio ti vuole dare, devi saper agganciarti a quella direzione, a volte anche non razionale, che lo Spirito Santo ti vuole dare, perché fidandoti di Lui, agganciandoti a Lui, facendoti sostenere da Lui, che scoprirai la bellezza della vita, la gioia anche del viaggio e, perché no, la bellezza della vacanza, anche di un tempo di riposo, dove è importante prenderci cura anche delle nostre famiglie. Non lo dimentichiamo. Allora, detto questo, ci salutiamo per oggi. Vi incoraggio ad andare sulla pagina di Walter, se ancora non l'avete fatto, a cliccare un mi piace, così lo potete seguire, e ci ritroveremo domani con un'altra diretta insieme con Walter Biancalana. Un saluto da Piombino. Ciao a tutti.